presentato a Teramo nella corte della Biblioteca Delfico il volume dal titolo Le donne nel cantiere di San Pietro in Vaticano, a cura della ricercatrice teramana Assunta Di Sante. Un'opera originale che dà voce anche al silenzioso servizio di donne anonime, grandi artiste, artigiane e semplici operaie che per diversi secoli hanno contribuito all'interminabile cantiere della Basilica di San Pietro. Il ruolo esercitato dalle donne risulta essere stato sorprendente, attive nel cantiere già dal XVI secolo. Accanto alle umili ma forti e coraggiose carrettiere troviamo tagliatrici di pietre dure, vetrare, ferrare, fornaciare, cristallare, indoratrici e capatrici di smalti per mosaici. Artiste, artigiane, imprenditrici patentate già dal 1500, ma delle donne non se ne parla mai, finalmente lei. Grazie. Questo libro è il frutto di una ricerca fatta presso l'archivio storico della Fabbrica di San Pietro in Vaticano, che riporta alla luce l'attività delle persone di cui non si è mai parlato, quelle persone dimenticate dalla storia, come appunto le donne che già dal 1500 hanno collaborato prima alla ricostruzione e poi alla decorazione della Basilica. La cosa originale sono sicuramente i profili biografici ricostruiti, ma soprattutto quello che viene fuori, cioè viene fuori un mondo del lavoro dove la presenza della donna era riconosciuta come tale. Le donne guadagnavano lo stesso stipendio degli uomini, quindi non c'era discriminazione. Nel caso in cui un operaio, un artista uomo moriva, di diritto il posto veniva dato alla sua consorte oppure a sua figlia. Quindi lei ha raccontato tutto questo in un libro. Sì, un libro che è uscito per l'editore Il Formichiere nel 2017, che oggi ho l'onore di presentare qui a Teramo, nella mia città, che ha voluto dedicare questa giornata di presentazione al libro, prima all'Università di Teramo e ora alla Biblioteca Melchiorre Delfico. Dalla pubblicazione di Assunta Di Sante emerge anche la funzione sociale della Basilica di San Pietro, come centro intorno al quale sorsero chiese e ospizi per l'accoglienza e l'assistenza dei pellegrini delle diverse nazioni europee.